Bene, salve a tutti. Oggi parliamo di, diciamo bene, oggi parliamo di Pitagora e la sua metafisica. Grazie. Dicevo, Pitagora e la sua metafisica. Prima di parlare della metafisica di Pitagora, però, riguardo alla personalità di Pitagora, vorrei dire prima un paio di cose. Non riguardano la questione metafisica in modo specifico, però sono comunque informazioni importanti da dare. Beh, prima di tutto, Pitagora è stato il primo nella storia della filosofia a creare attorno a sé un gruppo di allievi, un gruppo di discepoli, creando attorno a sé una sorta di comunità ascetico, esoterico, spirituale. E la seconda cosa è in relazione stretta a questa che ho appena detto, cioè la storia dell'Occidente, la storia della filosofia ha avuto spesso e volentieri per la figura di Pitagora un grande fascino, una grande attrazione, però soprattutto per appunto questa dimensione di Pitagora, la dimensione appunto che potremmo chiamare spirituale, la dimensione sicuramente che possiamo chiamare ascetica, di maestro di questa sorta di comunità, che è la prima comunità filosofica che si sviluppa attorno a un maestro nella storia della filosofia occidentale. Meno invece, meno fascino, meno attenzione, meno interesse invece c'è stato per il Pitagora più squisitamente filosofo, più squisitamente metafisico. Detto questo, poi va detto anche un'altra cosa, che proprio in forza di questo fascino che molti hanno sentito nei riguardi di Pitagora, si sono poi sviluppate nella storia, dopo Pitagora, si sono sviluppate nella storia tantissime leggende, tantissime cose relative a quella che sarebbe stata la vita di Pitagora, i detti di Pitagora, le dottrine di Pitagora, che in realtà noi non le troviamo uscite dalla bocca di Pitagora, almeno per quelle che sono le prime fonti riguardo al suo insegnamento, le prime fonti da un punto di vista cronologico, storico. Quindi, moltissimo Pitagora, purtroppo, moltissimo Pitagora che ha affascinato tanti, purtroppo in realtà è una, diciamo così, più o meno una invenzione, una costruzione del personaggio più o meno leggendario Pitagora che sono state fatte successivamente alla sua vita, alla sua esistenza, al periodo del suo insegnamento. Ecco, detto questo, abbiamo visto precedentemente che i filosofi ionici, oltre a avere una visione della metafisica quale interpretazione della totalità della realtà, la realtà vista come appunto una unità di cui dare senso, di cui scoprire il senso, significato, l'origine, avevano posto come origine di questa totalità spesso e volentieri degli elementi della totalità stessa, della realtà stessa, come per esempio appunto l'acqua, come per esempio l'aria. Pitagora, con il suo spiccato interesse verso la matematica e quindi con una mentalità spiccatamente all'insegna della astrazione, non fa difficoltà appunto a trovare un principio originario completamente avulso, astratto dalla realtà stessa, in questo senso, come possiamo dire, con una dose di metafisicità estremamente alta, e cioè il numero. Tra l'altro, Pitagora, diversamente dagli ionici, che erano catturati
soprattutto dalla dimensione della molteplicità propria della realtà, era invece Pitagora interessato soprattutto dalla dimensione della armonia propria della realtà. Pseudo-Plutarco, tra l'altro, ci riferisce che Pitagora fu il primo a chiamare cosmos, quindi cosmos ordine, la realtà stessa. E si chiede il senso, il motivo di questo ordine, e assai facilmente lo ritrova appunto nella dimensione del numero. Il numero, del resto, è ciò che dà ordine, è ciò che rende intelligibile, e quindi una realtà che è prodotta dal numero non può che essere una realtà all'insegna appunto dell'ordine, così come nella matematica vige l'ordine matematico. Insomma, una realtà all'insegna della armonia, una realtà la cui caratteristica prima è quella dell'armonia. Dunque, una delle fonti più importanti, nel senso di più certe, per avere conoscenza della dottrina di Pitagora, anche in questo caso è Aristotele. Vediamo cosa dice Aristotele nella Metafisica a proposito del sistema di Pitagora. Dice così: i pitagorici consideravano i principi delle matematiche come principi di tutta la realtà. E poiché degli enti matematici i numeri sono per natura i primi, nei numeri credevano vedere molte somiglianze con gli enti e con i fenomeni. E i numeri sono i primi enti della natura tutta quanta. Così supposero che gli elementi dei numeri fossero gli elementi di tutte le cose e che il cielo nel suo insieme fosse armonia e numero. E se restava qualche lacuna, si adoperavano con ogni impegno per colmarla, affinché la loro trattazione riuscisse coerente in tutte le sue parti. Per esempio, siccome la decade sembra essere il numero perfetto e comprendente in sé tutta l'essenza dei numeri, così anche i corpi che si muovono nel cielo sono 10, secondo loro, ma poiché se ne vedono soltanto 9, compresa la terra, così ammettono come decima l'antiterra. Qui ovviamente c'è una critica di Aristotele in questa ultima parte, no? Cioè, come dire, con questa foga di voler far tornare tutto, i pitagorici costringono la realtà al loro sistema, invece che trovare un sistema per descrivere la realtà nel suo darsi, nel suo semplice manifestarsi. Ora, a cosa serve a Pitagora l'identificazione del numero come principio primordiale? Per spiegare soprattutto la derivazione dall'unità, appunto, il principio primo, alla molteplicità, che è ciò che caratterizza la realtà. Cosa questa? Spiegazione questa che invece non risulta così facile o non risulta affatto presente nella filosofia degli ionici. E come avviene questa derivazione? Dal fatto che nei numeri c'è contrarietà, cioè ci sono due classi di numeri in opposizione, potremmo dire, tra loro, cioè ci sono i pari e ci sono i dispari. E questa è la base di ogni opposizione. Limitato, illimitato, maschio, femmina, caldo, freddo, bianco, nero e via dicendo. E via dicendo vuol dire soprattutto unità, molteplicità. E il dispari è considerato, è associato a ciò che è
determinato a ciò che è buono, mentre invece il pari è associato a ciò che è indeterminato e cattivo. Poi c'è in Pitagora, ed è estremamente interessante e ha affascinato molti questa dimensione, cioè tutto il tentativo di Pitagora di tradurre la dimensione matematica in dimensione geometrica. E qui l'argomento sarebbe veramente vastissimo, però per esempio possiamo dire l'uno è la monade, l'uno coincide con il punto. Il 2 coincide con la linea, perché una linea è ai due estremi, appunto, è tra due punti. Il 3 è la figura piana, perché tra tre punti si può disegnare una figura piana, un triangolo. Il 4 è una figura solida, perché attraverso quattro punti si può disegnare appunto un solido, una piramide. E questi elementi solidi sono costituiti dai quattro elementi principali: fuoco, aria, terra, acqua, i quali si trasformano tra di loro, agiscono tra di loro e formano l'universo. L'universo di forma sferica, dotato di anima, di ragione, e al cui centro sta la Terra, anch'essa di forma sferica. Ora, la metafisica dei numeri di Pitagora è estremamente complessa e non sempre di facile comprensione, diciamo almeno riguardo al 4. Ho appena detto che i numeri dispari sono considerati perfetti, mentre invece i numeri pari sono invece l'imperfezione. C'è un'eccezione, l'eccezione appunto è riguardante il numero 4. Il numero 4, chiamato anche tetrade, il numero 4 ha una rilevanza particolare agli occhi di Pitagora in quanto 2 alla seconda. 2 alla seconda è il ritorno all'identità stessa, perché 2 si eleva solamente nel 4, 2 si eleva solamente a se stesso. E il fatto che la tetrade sia stata considerata numero perfetto richiama vari 4, nel senso le 4 virtù cardinali, per esempio, le 4 regioni della terra, i quattro elementi già ricordati, eccetera. Insomma, come dire, il 4 è in tanti luoghi nella manifestazione. Certamente i numeri, va detto, sono i migliori per descrivere la dimensione quantitativa della realtà, però la realtà non è fatta solamente da dimensioni quantitative, ma anche da dimensioni qualitative. E qui i numeri invece stentano. Questa è stata la critica spesso fatta dai filosofi alla metafisica di Pitagora. E poi, critica questa che è stata fatta da Aristotele, se i numeri danno spiegazione, almeno parziale, per quanto riguardante alla forma delle cose, non danno nessuna spiegazione riguardo invece al divenire delle cose stesse. Cioè, se noi poniamo come principi supremi, principi primi, appunto il pari, il dispari, il limitato e l'illimitato, dice Aristotele, come facciamo però poi a spiegare tutto il resto? Come facciamo a spiegare appunto i cambiamenti? Come facciamo a spiegare la genesi? Come facciamo a spiegare la corruzione? Come facciamo a spiegare le influenze dei corpi celesti? Ecco, tutte queste cose e cose di questo e altre di questo tipo, Pitagora con i suoi pari dispari, limitato e illimitato, non ce li spiega. E poi, continua Aristotele,
se i numeri dimostrano, se attraverso i numeri io posso dimostrare e spiegare l'estensione delle cose, come faccio attraverso i numeri a spiegare appunto la dimensione qualitativa delle cose? Come fa Pitagora a spiegare la differenza tra fuoco, per esempio, e acqua? In che senso sono diversi? Perché sono diversi? Come caratterizzare la loro diversità? Quindi i numeri vanno a toccare la dimensione quantitativa, ma non vanno a toccare la dimensione che è propria delle cose sensibili. Le cose sensibili non sono solamente cose geometriche, cose matematiche, hanno delle qualità che vanno spiegate, che i numeri non riescono a spiegare. Ora, detto questo, Pitagora fa un discorso molto interessante riguardante l'anima. Naturalmente, ogni discorso riguardante l'anima afferisce all'antropologia più che alla metafisica, però ci sono ovviamente, come in ogni sistema metafisico, dei rapporti stretti tra le due dimensioni, quindi qualcosa diciamo. Va detto prima di tutto, va ricordato prima di tutto che Pitagora è il primo che comincia a indagare la dimensione antropologica propria dell'essere umano, così come poi si svilupperà nei secoli e arriverà praticamente fino ai giorni nostri. In Omero, ad esempio, l'antropologia dell'essere umano, per esempio la costituzione della sua anima, ecco, riguardo a questo Omero dice praticamente niente. Invece, in Pitagora, per la prima volta, la psiche, l'anima, comincia a costituirsi come essere in sé, essere dotato di una sua autonomia che è presente all'interno dell'uomo, anzi, che è l'elemento che specifica maggiormente l'essere umano, che riguardo alla quale bisogna entrarci in contatto e bisogna su di essa produrre una disciplina, la disciplina spirituale, la pratica spirituale che era propria della scuola pitagorica. Ora, nell'anima si distinguono tre parti: l'intelligenza, la ragione e l'impulso passionale. Per la verità, l'intelligenza e l'impulso passionale è proprio di qualsiasi essere vivente, quindi anche degli animali, mentre invece la ragione è propria solo e esclusivamente dell'essere umano. Ed è soltanto la parte razionale a essere immortale. Ora, anima e corpo non solamente sono distinti tra loro, ma sono assolutamente contrapposti. Quindi in Pitagora inizia per la prima volta quello che poi nella filosofia, in tutta la storia della filosofia, verrà chiamato dualismo. Quindi il dualismo tra anima e corpo, che verrà sviluppato massicciamente da Platone e che poi permarrà praticamente in tutta la storia della filosofia, dualismo secondo il quale appunto l'anima è incatenata, ma ripeto, questa cosa già la troviamo in Pitagora, l'anima è incatenata, imprigionata all'interno del corpo, e pratica del filosofo è praticamente liberare l'anima da questa prigionia, cosa, ripeto, che incontreremo elevata all'ennesima potenza in Platone. Platone che definisce il filosofo stesso colui che è morto prima di morire, cioè praticamente così come quando succede durante la morte, l'anima si libera dal corpo, così deve fare il filosofo, deve liberare l'anima dal corpo, ma prima di morire, già in vita. Ecco, con la morte cosa succede? Succede questo, che le anime si liberano dal corpo e vagano per i cieli sopra la terra. Quelle più pure salgono verso le regioni più alte, quelle
invece più impure tendono a ricadere sulla terra. E quindi l'immortalità è il risultato di un dominio di se stessi e di un'ascesi che poi appunto è la pratica condotta dalla comunità dei pitagorici. Potremmo dire che la pratica ovviamente consiste in varie cose, soprattutto c'è anche una dimensione morale molto importante, ma dicevo, da un punto di vista invece più, diciamo così, concentrativo, la disciplina consiste in un concentrarsi in se stessi, cioè, come dire, ritirare l'anima dal suo essere dissipata nei vari luoghi del corpo. Così l'anima si può staccare dal corpo, liberarsi dai limiti appunto che gli sono dati dal carcere corpo, e così facendo può anche ricordare le esistenze passate. Ora, quindi, attraverso questa concezione spiritualistica, Pitagora porta avanti un paradigma ascetico estremamente impegnativo. Quindi, attraverso la pratica delle virtù morali, l'uomo è condotto a scoprire, a identificarsi alla dimensione divina che lo abita, che alberga all'interno del suo corpo. Questo vuol dire dominare le proprie passioni. E questo vuol dire fare sì che l'essere umano possa partecipare all'armonia delle sfere celesti. Sì, perché certamente la pratica della virtù, potremmo dire la pratica morale, era per Pitagora lo strumento principe della purificazione dell'anima stessa. Una purificazione però che sarà lenta, che sarà progressiva, che durerà tanto tempo, necessiteranno quindi tante reincarnazioni perché l'anima possa purificarsi, pulirsi completamente e quindi possa liberarsi completamente dal corpo. E quindi vi sarà per l'anima la liberazione dalla regione confusa, tenebrosa in cui abita, quindi questo mondo, e salirà l'anima verso la luce divina. Quindi, nella metafisica di Pitagora, il primato dell'ordine, il primato dell'armonia, il cosmo, la realtà di Pitagora è tutta armonia e anche, potremmo dire, una dimensione anche ottimistica riguardante la realtà. Sì, certo, l'uomo deve fare questo lavoro di ascesi e di pulizia di se stesso, potremmo dire, però è anche vero che attraverso un cosmo spiegato all'insegna esclusiva del numero, beh, certo, Pitagora non parla, non motiva, non questiona la presenza del male, della sofferenza, del dolore, del negativo, insomma, nel cosmo stesso. Sembrano queste dimensioni non abitare, non essere presenti nel cosmo armonico, numerico, geometrico di Pitagora. Anche questo aspetto è stato criticato molto spesso dai filosofi successivi che hanno giudicato in qualche modo la metafisica di Pitagora.